Una delle domande che i miei fan mi pongono più spesso riguarda il doppiaggio ben fatto. Come si fa a riconoscere il doppiaggio ben fatto? Il doppiaggio ben fatto è il doppiaggio che non si sente. Non ti accorgi che un film è doppiato perché la traduzione del copione dalla lingua straniera all'italiano, l'adattamento, quindi l'adattamento ai movimenti labiali e il doppiaggio stesso sono stati fatti a regola d'arte. Ma che cosa vuol dire nel caso specifico doppiare, eseguire un doppiaggio a regola d'arte? Per quanto mi riguarda, io vi racconto la mia esperienza personale. Esistono certi momenti in sala di doppiaggio che io chiamo i momenti di grazia. Sono momenti in cui scompare completamente il tuo ego, si fa da parte la tua personalità, si fa da parte chi tu sei, con le sue preoccupazioni, il suo dialogo interiore, che sono poi quelle cose che ti separano dal personaggio a cui devi dare la tua voce. Perché? Perché c'è quel dialogo interiore che continua a borbottare. Starò recitando abbastanza bene? Oddio, sto portando la voce nel modo giusto? Avrò pronunciato bene quella parola? Ho fatto il raddoppiamento? Bibì e ribibà? Insomma, tutte quelle domande che un doppiatore, specialmente alle prime armi, si pone perché è preoccupato, vuole fare bella figura con il direttore di doppiaggio, vorrebbe che l'anello venisse nel migliore dei modi e possibilmente al secondo tentativo, non al 300. E quindi questa sorta di lavorio continuo dell'ego che continua a borbottare, a creare dentro di te questa voce interiore, dialogo interiore, ti continua a separare da quello che stai facendo. Mettiamola così: il momento di grazia avviene quando questa parte di te, questo ego con le sue preoccupazioni, scompare per lasciare posto a un'empatia al 100%. Tu hai visto l'anello, hai memorizzato le azioni del personaggio, ma cosa ancora più importante, ne hai ascoltato le emozioni, hai ascoltato il suo cuore, hai ascoltato il motivo per cui agisce in quel modo, perché se tu doppiassi solo in base alle azioni che vedi, il tuo doppiaggio sarebbe un doppiaggio superficiale, tecnico, niente affatto a regola d'arte. Invece il gioco sta proprio qui. La tua identificazione nel personaggio deve essere tale per cui sei nelle sue scarpe, sei nel battito del suo cuore, sei nello scorrere del sangue nelle sue vene e quindi non c'è più separazione. Vi ho mai raccontato quando entravo in sala con i fazzoletti di carta perché sapevo che in quella scena madre il mio personaggio avrebbe pianto, avrebbe strillato, si sarebbe arrabbiata, avrebbe fatto di qui e di lì tutte le cose che avrebbe fatto. Ecco, in quei momenti sono riuscita a dimenticarmi di me stessa. Ecco, questo per me è il doppiaggio che ha per risultato la verità, cioè ciò che è più vicino a quello che il regista voleva esprimere attraverso quella scena e l'attore voleva esprimere attraverso l'interpretazione di quel ruolo, senza mezze misure. Poi ci sono i giorni in cui non ti viene da essere così empatico e quindi rimani sempre un po' sulle tue. Ma ecco, il doppiaggio a regola d'arte, il momento magico, il momento di grazia, il momento in cui riesci a non essere più te, a essere in qualche modo una cosa sola con il personaggio a cui stai prestando la tua voce. Per me la recitazione deve andare in direzione della ricerca della verità, comunque. Quindi non può fermarsi alla superficie, deve andare oltre le apparenze. Ecco, individuare le intenzioni dell'attore, individuare il suo perché, individuare il motivo che lo spinge ad agire in un certo modo, ad esprimersi con le parole in quel modo, è il segreto del doppiaggio fatto veramente bene. Credo di aver imparato molto dal doppiaggio proprio in questo. L'empatia e la capacità di ascoltare l'altro, la capacità di mettermi da parte per sentire quello che l'altra persona prova in quel momento, mettermi nelle sue scarpe per poterla magari aiutare se è un amico o amica, darle il consiglio forse più appropriato. Ed è molto divertente. È divertente perché si scende un po' più in profondità, è una vita vissuta meno in superficie e più esplorata, esplorata nell'animo umano, esplorata nell'animo dell'altro, del nostro interlocutore. E questo poi ci permette di avere sicuramente una comunicazione più efficace. Un bacio e alla prossima. Fatemi domande, mandatemi messaggi o nella messaggeria della pagina o nella messaggeria di Instagram o su YouTube direttamente, che è la casa virtuale dove ci stiamo dando appuntamento sempre più spesso. Ciao, a presto!